Bene, perfetto, buongiorno, buongiorno, sono le 9:03 minuti e quest'oggi mi trovo in Bosnia Erzegovina, per la precisione a Banja Luka, che è una delle città principali della Bosnia Erzegovina, si trova fra Sarajevo e Zagabria per intendersi, anche se Zagabria in realtà è la capitale della Croazia, ma per avere la direzione siamo a nord-est di Sarajevo, un paio di centinaia di chilometri. Banja Luka è considerata ufficialmente il capoluogo dell'entità serba di Bosnia, la Bosnia è divisa in due entità, ma da parte serba viene considerata la vera e propria capitale del loro Stato, la Repubblica Srpska, che è nato durante la guerra dello scorso decennio, dando una divisione in due della Bosnia fra un'area a prevalenza e a controllo politico-militare serbo-bosniaco, cioè dei serbi nativi di Bosnia, e d'altra parte in una entità croato-musulmana, e cioè a metà fra i croati cattolici di Bosnia, che sono peraltro anche una minoranza, nel senso che sono l'entità nazionale minore, come numericamente parlando, delle tre, e i musulmani, coloro che una volta magari si chiamavano solo bosniacchi, e cioè i bosniaci che non erano né cattolici né ortodossi, come sono i serbi, e che ormai sono, come dire, definiti comunemente musulmani, anche perché dalla guerra in poi, dalla guerra scoppiata nel 92 e conclusa nel 95 in poi, effettivamente una deriva islamica di tipo sempre più concreto e forte è in atto e sembra inarrestabile, al punto che ci sono degli scontri per ora, diciamo, politico-religiosi fra la Chiesa moderata, l'Islam moderato dei musulmani di Bosnia e l'Islam più estremista, più fondamentalista degli Wahhabiti che viene da fuori e che intenderebbe, a quanto si ha l'impressione, colonizzare in qualche modo i bosniaci musulmani e portarli sulla strada del fondamentalismo religioso. Durante la guerra sono state presenti anche milizie islamiche che provenivano da altre aree, dai Mujahideen in poi, si parla anche di presenza di Al-Qaeda. I serbi di tutto questo non vogliono sentir parlare, la loro Repubblica Srpska è praticamente gemellata con la Repubblica di Serbia, quella con capitale Belgrado, che una volta era la capitale di tutta la Jugoslavia e fino a poco tempo fa era ancora la capitale della Federazione Serbo-Montenegrina, che si è conclusa lo scorso anno, e gemellata con Belgrado, Banja Luka non intende cedere un millimetro la propria cultura e soprattutto la propria politica. I rientri degli sfollati, dei fuggiti, circa 2 milioni durante la guerra, sono sempre molto lenti e sono poco facili. A Banja Luka le moschee ricostruite sono molto poche, quelle principali, le più antiche, non sono state ancora ricostruite e forse non lo saranno per anni, i ritardi saranno protratti per anni. La situazione della Bosnia è quella di un castello di carte costruito sulle sabbie mobili, e cioè non solo di un castello di carte, ma proprio anche di una base, come dire, sociale, politica e civile, che in realtà a base non è, ma che è molto mobile e pericolosa. Infatti, dopo la guerra conclusasi nel 95, 11 anni fa, 12 anni fa, e a 11 anni dai trattati di Dayton, dai trattati di pace di Dayton voluti da Clinton, ma firmati fra l'altro paradossalmente da tre capi di Stato, di cui uno solo era bosniaco, cioè Izetbegovic, il musulmano bosniaco, mentre furono firmati anche da Slobodan Milosevic, che era il presidente della Serbia, allora della Jugoslavia, che ancora aveva il Montenegro e il Kosovo, e dal presidente Franjo Tudjman, che era il presidente della Croazia. Difficile dire oggi che, come è accaduto invece per la parte del Tribunale dell'ONU, che la guerra in Bosnia non ha visto la partecipazione e la responsabilità di Belgrado, visto che appunto i trattati di pace sono stati firmati anche dal presidente allora in carica a Belgrado, appunto da Milosevic, che poi è deceduto e non si è potuto processare, non si è potuto chiarire la sua posizione. Per cui il groviglio in Bosnia è ancora molto forte, non c'è stata allegria nella ripresa, non c'è stata molta speranza, ma oggi la speranza
di vedere una Bosnia unita è sempre minore nella testa della gente, soprattutto. È impensabile per un serbo di Banja Luka immaginare in un futuro che la capitale della Bosnia possa tornare a essere Sarajevo come una volta. Sarajevo viene vista come la capitale dei musulmani con i quali gli ortodossi vogliono avere poco a che fare, anche perché storicamente rivendicano di aver salvato l'Europa qualche centinaio, parecchie centinaia di anni fa dall'invasione dei turchi, impedendo che arrivassero a Banja Luka, a Vienna, scusate. Per cui in questo groviglio c'è poco da fare, insomma. Bisogna andare avanti con un poco di speranza. Le trattative sono sempre tutte paradossali, la gente rimasta che non è potuta ancora fuggire è povera, pochi sono molto ricchi. I poveri non possono andarsene, devono per forza avere una qualche speranza, ma finiranno anch'essi lentamente nelle braccia del nazionalismo, anche i più moderati, perché quando si sa il disagio sociale, economico e civile va a peggiorare, il nazionalismo ha la prevalenza. E poi da queste parti, da una parte il nazionalismo, dall'altra parte il fondamentalismo religioso, portano sicuramente a poco di buono. Noi ci risentiamo venerdì mattina per un aggiornamento sulle ultime notizie dalla Bosnia e Erzegovina. Ciao per ora e buon ascolto su Radio Wave.